Al Petruzzi di Città Sant'Angelo, derby tutto pescarese tra Renato Curi Angolana e Montesilvano. I padroni di casa, dopo due vittorie consecutive, si sono arresi nell'ultimo turno sull'ostico campo del Capistrello. Gli ospiti che, nonostante due buone prestazioni con Alba Adriatica e Avezzano, non hanno raccolto punti e adesso temono di essere risucchiati in zona play-out. Fischia Manuel Marchetti dell'Aquila. I verdeoro entrano meglio sul campo di gioco e passano immediatamente in vantaggio. Tassone nel cuore dell'area trova Maloku, abile a firmare lo 0-1. Secondo gol consecutivo per l'esterno verdeoro, tra i più in forma della squadra di Antignani. All'undicesimo punizione tagliata di Maiorani, sul secondo palo Francesco Barbarossa pasticcia col pallone e non riesce a indirizzare a rete. La Renato Curi Angolana mostra il suo potenziale offensivo al tredicesimo. Farias penetra dalla sinistra e crossa in mezzo. Ubertini smanaccia ma sui piedi di Lombardi, che da buona posizione spara alle stelle. Altro squillo della truppa di Rachini. Miani riesce a intercettare il pallone dopo un'indecisione di Ubertini e serve Lombardi, che conclude di sinistro trovando una deviazione. Alla mezz'ora gli sforzi dei locali vengono ripagati. Ucci pennella un cross dalla tre quarti per Farias, che va di testa in cielo e batte Ubertini con l'aiuto del palo. È la luce di questa squadra, il numero 10, che sulla sinistra crea innumerevoli pericoli. Il finale di tempo è però tutto favorevole al Montesilvano. Maiorani recupera un pallone sulla tre quarti, serve Besin Maloku che prova il tiro a foglia morta, palla alta di un soffio sulla traversa. Nel recupero Tassone serve Bassi, cross al centro per Samuele Barbarossa che tutto solo di testa spedisce alto. Nell'intervallo Montesilvano ha rapporto dallo squalificato mister Antignani, che guarda dagli spalti la partita. La ripresa comincia con una buona occasione per l'angolana. Milizia stacca di testa da corner e per poco sfiora il secondo palo. La gara si mantiene viva. Dal settantesimo si inseguono colpi di scena. Sugli sviluppi di un corner Maiorani crossa al centro e Francesco Barbarossa di testa è imperioso e batte Puddu. Il nuovo vantaggio ad opera del difensore classe 2002 viene bloccato al minuto 83. Casati con un cross raso terra trova Miani, che da rapace d'aria non lascia scampo a Ubertini. La partita resta bellissima e aperta a ogni risultato. Tre giri di lancette dopo il pareggio, Piovani pesca ottimamente Maloku al centro dell'area di rigore. Di nuovo letale l'esterno ex della partita, che non esulta ma scrive un punteggio pesantissimo, 2-3 e quinto gol in campionato. I nerazzurri non vogliono lasciare l'intera posta in palio. Casati prova la gran botta col sinistro, palla sul fondo. Nel quinto minuto di recupero Sciamanda, a pochi metri dalla porta, sciupa tutto con un colpo di testa impreciso. Termina la partita al Petruzzi di Città Sant'Angelo. La Renato Curi Angolana cede il passo al Montesilvano, che torna a vincere e si conferma imbattibile nei derby pescaresi. Questo è il calcio. Abbiamo perso, diciamo, con tre tiri in porta dell'acqua e sapone, perché questa è la verità. A noi purtroppo questo non succede mai, nel senso che noi per fare uno o due gol dobbiamo fare 10 azioni. Sicuramente da quel punto di vista dobbiamo migliorare. Purtroppo lì dietro comunque abbiamo parecchi giovani e ci sta che prima o poi l'errore lo commetti, perché ripeto, questa è una partita per me, tranne i primi 20 minuti forse, dove abbiamo sbagliato l'approccio e l'acqua e sapone ci è passata subito in vantaggio, poi la partita l'abbiamo fatta noi per quasi tutta la partita. E quindi dispiace, perché comunque l'avevamo riacciuffata, alla fine c'erano 7-8 minuti di forcing per provare anche a vincerla, però poi puntualmente succede che a noi ci arrivano su e ci fanno gol. Questa è la verità, che poi anche con la difesa schierata non è che prendiamo gol, magari che siamo messi male lì dietro. Purtroppo, ripeto, c'è da lavorare anche tanto. In questo momento i risultati non ci danno ragione. Io da allenatore sono dispiaciuto più per la squadra e per la società, perché ripeto, noi lavoriamo secondo me anche bene fino al sabato. Poi la domenica succede sempre qualcosa che purtroppo ci porta a questi risultati negativi. Con l'allenatore dei portieri del Montesilvano, Paolo Bordoni. Mister, per lei era una partita speciale, qui ha vissuto tanto tempo, è arrivato un successo preziosissimo costruito con una prestazione di grande tenacia. Sì, sicuramente dobbiamo fare un grande applauso a questi ragazzi, che anche oggi hanno dimostrato che ci possono stare, che hanno tutto il campo molto bene, e alla fine siamo riusciti a strappare un risultato positivo che ci permette di guardare con fiducia il futuro, ecco, quello sì.
Ma diciamo che gli spettri c'erano, però la squadra c'è sempre stata dal primo minuto alla fine, mentre magari nelle altre partite abbiamo mollato un po' di più, oggi siamo stati sul pezzo, abbiamo risposto pallone su pallone, alla fine abbiamo finito con 10-11 ragazzi quasi tutti fuori quota in campo, e la nostra forza è quella lì, tutti ragazzi bravissimi che mettono il cuore oltre l'ostacolo, e fortunatamente questa volta abbiamo raccolto per quello che abbiamo seminato e quei punti che magari ultimamente ci mancavano.